E vi saluto le persone che sono qui, ringraziandovi di essere qui, ringraziando soprattutto Luca Benvenga che viene da Lecce, Benvenga quindi, che viene da Lecce, quindi ha fatto anche un lungo viaggio per essere con noi, e Dario Castellaneta che coloro che hanno già partecipato ai precedenti incontri ISDCE, questi incontri del Centro Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile. Sanno già che cos'è, quindi è un centro studi di livello internazionale. Abbiamo una cinquantina di soci, quindi noi siamo qui pochi pochi, ma in realtà i nostri soci ci ascolteranno perché Ari Bertoia, che è un nostro giovane socio, fa la registrazione di quello che diciamo. Non sono qui da noi perché sono sparsi in Europa e in altre città italiane, quindi non possono essere qui con noi. Se fossero qui a Trieste, probabilmente avremmo un pubblico più vasto. Il terzo incontro che si lega al primo, idealmente, tanto è vero che Dario Castellaneta, che è stato il primo a presentare la sua tematica su quest'idea dell'eterna giovinezza, sulle provocazioni per l'eterna giovinezza, è qui con noi di nuovo, ma come vedremo ha anche una sua connessione col secondo incontro. Io vorrei dirvi tutto quello che facciamo, Benedetta. Tutto quello che facciamo è in realtà una storia. Allora, anche questo incontro ha una storia. E la storia si ricollega proprio alla primissima presentazione che venne fatta del centro studi con il collega Luca Mori, che è un collega che insegna all'Università di Verona. Probabilmente se fosse stato qui a Trieste sarebbe con noi, che aveva scritto questo libro molto bello, intitolato I giovani come stranieri. E in questo libro, e lui cominciava questo libro citando un racconto di Arthur Clarke, che parlava di una storia un po' fantastica, fantascientifica, di una città la quale aveva smesso di vivere come città nella misura in cui assediata e aggredita, oh guarda Gabriele, ciao, assediata e aggredita da forze provenienti da mondi sconosciuti, si era chiusa in se stessa, era diventata una specie di bolla completamente chiusa, in cui si era, anche la riproduzione, i processi riproduttivi non avvenivano più se non attraverso vie telematiche, attraverso computer. E quindi praticamente si era creato un archivio di una memoria e di tanto in tanto venivano riprodotte le generazioni sempre uguali a se stesse con questo archivio di memoria. A un certo punto un computer sbaglia. E invece di produrre un uomo già fatto, un adulto già fatto, con una memoria già sua completa, produce un giovanetto che un po' alla volta cresce. E cresce e prova sempre di più questo bisogno di vedere cose nuove, di uscire dalla città. E invece viene tenuto dentro e non gli viene concessa la cittadinanza in questa città virtuale, in questa città così chiusa. Non lo si riconosce, lo si considera straniero, ecco i giovani come straniero. Lui era veramente giovane, non era adulto, quindi rimaneva straniero. E lui aveva bisogno di uscire e a un certo punto da chi trova appoggio? Presso chi trova appoggio? Presso un pagliaccio, a cui era stato attribuito dentro alla città il compito appunto di fare tutto quello che in realtà i cittadini non potevano fare. Ecco il gioco, il ruolo, il gioco come resistenza, no? Come qualcosa che viene tenuto fuori dalla città vera, che in realtà era una città virtuale, tutta così astratta, così gelida, che non poteva vedere il cielo, non poteva vedere nulla fuori, non poteva sentire il vento. Insomma, questo ragazzo riesce a trovare aiuto da parte di questo pagliaccio e riesce a trovare un cunicolo e riesce a vedere dei binari
e riesce a trovare la possibilità di uscire. Poi rientra e quando riesce ad ottenere di nuovo la cittadinanza, quando lo riconoscono come cittadino perché ormai è diventato adulto, la città ritorna aperta. Quindi ritorna aperta verso il cielo, verso le stelle, verso l'aria, verso tutto quello che di bello ha l'universo. Allora, questa è una favola. I ragazzi, i giovani come stranieri, questi giovani che vogliono uscire, che vogliono rompere gli schemi, e questi sono schemi contro i quali resistere. E allora noi abbiamo nel primo incontro abbiamo parlato, scusate se faccio un po' questa cronistoria, ma penso che sia funzionale poi a rendere vivo il discorso che faremo oggi. Nel primo incontro proprio si esaminarono le tipologie di rapporto intergenerazionale, dove c'è questa doppia resistenza, i giovani che resistono contro gli anziani e gli anziani che resistono contro i giovani, come se ci fossero poi solo due generazioni, che non è vero naturalmente, le generazioni sono tante, si incontrano tutte, e c'è questo tentativo poi di creare, di immaginare quasi una bolla di eterna giovinezza, i giovani che in fondo si considerano unici perché loro sono giovani, e gli anziani che si considerano unici perché vorrebbero rompere questo schema di scontro intergenerazionale all'interno di un'eterna giovinezza. Quindi si era parlato di questo, e dall'altro lato, nel secondo incontro, dove si è parlato di trasparenza, addirittura di architettura trasparente, però rimaneva il senso dell'oikos, nonostante la trasparenza rimaneva il senso di un perimetro, quindi di uno spazio. Allora, ecco, il dentro e il fuori, l'essere stranieri o l'essere cittadini. Ecco, questi nostri sguardi dalla città che è un elemento simbolico nella nostra testa, non è solamente la città fisica, ma è anche la città fisica, dentro la quale noi viviamo, vivendola in un certo modo, quindi avvertendo gli spazi come simbolo del nostro essere dentro o del nostro essere fuori. Ecco, detto questo, appunto, con tutte queste cose, noi non poniamo dei problemi, ma per lanciare uno sguardo appunto sui nostri linguaggi. Dico a bella posta uno sguardo sui nostri linguaggi, i linguaggi si ascoltano, no? Ma i linguaggi anche si guardano, perché ci pongono davanti gli scenari, e quindi guardiamoli gli scenari che i nostri linguaggi ci pongono davanti. Impariamo ad ascoltarci e anche a guardare tutto quello che si forma intorno a noi attraverso i nostri linguaggi. Ecco, detto tutto questo, io do la parola a Luca Benvenga, che è un sociologo, e mi diceva oggi una cosa molto interessante. Un sociologo fa ricerca, quindi, e mi diceva oggi una cosa molto interessante, che lui lavora accanto alla moglie in una ludoteca, dove appunto uno dei principali impegni è proprio capire quali sono i linguaggi da usare nei giochi, che sono giochi di resistenza. A volte, che sono giochi di relazione in altri casi, e quindi la politicità del gioco, perché il gioco è il nostro modo di essere, i nostri ruoli, il nostro modo di giocarci, di giocare le nostre posizioni, è anche qualcosa che ci impone, ci fa trovare uno status dentro la città. Quindi, in senso lato, c'è questa politicità del gioco. Quindi lui ha Scusi, questo. il terzo sarebbe il linguaggio. Puoi spiegarmi meglio qual è il tema di oggi? Il tema di oggi sono appunto questi linguaggi di resistenza che si esprimono attraverso modalità diverse, le modalità che appunto Luca Benvenga ci rappresenterà. E Dario anche interloquirà con Luca nel modo che loro ritengono. Io ho fatto il mio. Si mettono pure in tasca, ma che si esca la. Devo tenere il mouse. In tasca Lo la metto in borsa. tasca. Tu che poi. Ok, bene, buonasera a tutti. Il microfono funziona? Devo premere qualcosa?
Non penso sia spento. Sta posso... No, era già acceso. Ah, ok. Penso che fosse spento dal mixer. Bene. Buonasera a tutti, io sono Luca, benvenga. Mi ha già presentato la professoressa Valera, che ringrazio per l'invito, essendo anche i ringraziamenti a Dario, che sarà qui a interloquire col sottoscritto. Per quanto mi riguarda, io vorrei allacciarmi a quello che ha detto prima la professoressa in merito al libro di Luca Mori, Giovani come stranieri. L'abbiamo anche parlato in precedenza, sorseggiando un caffè con loro due. Io sono dell'idea che, questo lo spiegherò nel corso di questa dissertazione, sono dell'avviso che non esistano oggi le generazioni per diverse ragioni, per cui noi ci troviamo a discutere di cultura giovanile nel momento in cui le stesse hanno un'aderenza ad un contesto sociale, quindi sono tipiche queste culture giovanili dell'epoca, se noi vogliamo definire moderna, fino agli anni, se vogliamo, 70, prima comunque dei nuovi rapporti di produzione, il passaggio da un capitalismo fordista all'accumulazione flessibile. Questo perché? Perché oggi non solo i linguaggi, quindi ecco il discorso sul linguaggio di cui il Signore prima chiedeva di cosa si trattasse, parliamo di linguaggi nel senso di linguaggi corporali, linguaggi comunicazionali e dunque anche il linguaggio inteso come conflitto simbolico. E per cui c'è tutta quella dimensione sui rituali di resistenza che consentono ad una collettività di sentirsi viva e di sentirsi e viversi come un corpo sociale. Dicevo, in riferimento al libro di Luca Mori, che non esiste oggi la generazione nella misura in cui l'identità è fluida, è porosa, è disgiuntiva ed è determinata non più da rapporti di produzione o da rapporti di riproduzione familiare, quindi c'è una netta disconnessione, scollatura tra differenti patrimoni culturali. Ma dovrei stare fermo ad un posto per... No, posso muovermi... Ok, ma pensavo... Ok, scusami... Dunque, dicevo, non è determinata dai rapporti di produzione, né tantomeno dai rapporti generazionali di tipo biologista o dai rapporti razziali di tipo purista, né tantomeno dai rapporti sessuali di tipo monosessista. Infatti oggi abbiamo anche l'esempio di come la famiglia è allargata, la famiglia è oramai flessibile per definizione. Tornando a quello che sarà il centro, le sfere analitiche del mio intervento, io pensavo di organizzarlo in questi termini, dialogando con Dario, che può prendere la parola quando e come vuoi, anche per decostruire quello che dico, per dialogare. Questo lo possono fare anche i presenti, in quanto ritengo che la forza di questo posto è, come diceva prima la professoressa Valera, è data anche da questo vedo e non vedo, quindi dalla presenza degli specchi che in qualche modo sperimentano nuovi linguaggi ed una comunicazione orizzontale. Per cui se riusciamo a saltare una dimensione dialogica sarebbe, penso, più opportuno per tutti. La sfera analitica si articolerà in questo modo. Innanzitutto mi soffermerò sulla genesi teorica e storica degli studi culturali britannici, soprattutto del Centro per gli Studi della Cultura Contemporanea dell'Università di Birmingham, nato nel 64. Successivamente parlerò, ovviamente questo in modo sintetico, e queste categorie si intrecceranno. Parlerò dei rapporti di potere e soggettività da una prospettiva giovanilista nella storia, soprattutto nella storia recente, cogliendo similitudini e differenze che ci sono tra il passato meno recente e la nostra contemporaneità. E successivamente ci soffermeremo su quella che è la dimensione collettiva dell'agire sociale, ovvero le culture giovanili declinate nelle subculture e nelle controculture. Bene,
Parafrasando un lavoro non più recente, ma di qualche anno fa, di Paolo Magaudda, Ridiscutere le sottoculture, io inizierei subito col dire che l'Inghilterra, perché comunque il territorio privilegiato per lo sviluppo delle sottoculture giovanili è quello anglosassone per differenti motivi che vedremo nel corso della conferenza. Dunque io inizierei col dire che l'Inghilterra è stato il paese che più di ogni altro ha assistito al susseguirsi delle sottoculture spettacolari. Quando parliamo di sottoculture spettacolari parliamo di sottoculture legate al tempo libero, dunque alla gestione del tempo libero. Mentre il comportamento giovanile di banda, un comportamento criminale che si presentava in modo minaccioso negli Stati Uniti d'America, non era presente in Inghilterra. Ciononostante, nell'East End londinese, la patria e la culla della classe operaia, per cui anche di queste sottoculture, da sempre esisteva una tenace organizzazione di classe in questi quartieri popolari. Un esempio ne è la lotta antifascista contro le camicie nere. Anche hanno dato ospitalità alla banda Bonneau, sempre a cavallo e nei primi decenni del Novecento. Parliamo di gruppi che in qualche modo si muovevano al confine tra attività criminale e militanza politica. Questo per dire che appunto esisteva un carattere di separatezza da parte della classe operaia e al contempo esisteva ed esiste tuttora un filone di studi che si occupa proprio della cultura della classe operaia, che sin da subito ha rilevato questa sua ambivalenza, come da un lato la classe operaia ha manifestato un antagonismo nei confronti della cultura della classe egemone, dunque della classe borghese, ma a queste manifestazioni di antagonismo semplicemente non si formalizzano politicamente, quindi per cui rimaneva un semplice e radicale dissenso. All'interno di questo filone di studi nasce il Centro Studi per la Cultura Contemporanea dell'Università di Birmingham. Nasce nel 1964 sotto la direzione di Richard Hogarth, era un docente di letteratura. La curiosità che nasce afferendo al Dipartimento di Sociologia, nonostante all'interno non ci fossero sociologi. Il presidente è stato per 10 anni Hogarth, successivamente Stuart Hall, molte sue opere sono state tradotte in italiano e ancora oggi in commercio in quanto hanno una loro validità culturale e scientifica. L'obiettivo del centro di Birmingham qual era? Era quello di fornire degli studi a carattere storico e sociologico che analizzassero i cambiamenti intervenuti negli orientamenti dei giovani della classe operaia. Perché erano intervenuti questi orientamenti? Vediamo che nasce nel 1964, quindi sono gli anni del boom economico, gli anni di un nuovo sviluppo economico, di un nuovo sviluppo urbanistico, quindi va a cambiare questo anche il tessuto antropologico di una società. Sin da subito gli studiosi e teorici di Birmingham polemizzano con quelle che sono tutte le varie teorizzazioni che ipotizzavano. Questo sempre si legge in questo bellissimo articolo di Paolo Magaudda, tutte quelle teorizzazioni che in qualche modo consideravano in decadenza la qualità esplicativa della classe sociale. Questi teorici di Birmingham, attraverso una serie di risultati emersi da ricerche etnografiche che poi sono state raccolte in un principale volume, Resistance Through Rituals, tradotto in italiano Rituali di Resistenza, quindi ecco anche che richiamiamo sempre il titolo dell'intervento di oggi, affermano, invalidando queste supposizioni, in quanto non solo la cultura giovanile non era interclassista, ma quelle che venivano presentate come pubblicizzate come dei gusti che accomunavano i giovani della classe borghese e i giovani della classe operaia, semplicemente seguivano delle traiettorie di classe. Dunque, questa società senza classi, siamo nell'epoca del consenso generale dell'affluenza, non era altro che, secondo i teorici di Birmingham,
un pretesto per in qualche modo obbligare la classe operaia all'ordine egemonico, quindi potersi garantire anche in questo modo l'egemonia. E quindi qua ritorna utile anche il pensiero di Gramsci, al quale attinge a piene mani il centro di Birmingham, ma anche lo stesso Marx nell'ideologia tedesca faceva riferimento a questi valori dominanti nella società, che sono appunto i valori della classe borghese. Dicevamo che questi studi e tutte queste ricerche vengono raccolte in questo libro, Rituali di resistenza, che prende le mosse da uno studio preliminare. Qual è lo studio preliminare? Lo studio di Phil Cohen sulla Subculture Conflict in the Working Class Community. Praticamente aveva condotto questo studio su due gruppi di giovani, i giovani skinhead e i giovani mods degli anni 60, e aveva visto come c'era un aumento della distanza culturale con la generazione dei loro padri. Quindi ecco, in qualche modo, spiegato quello che prima diceva nella presentazione la professoressa Valera, in merito a quello che è lo scontro intergenerazionale, ha senso in quel caso parlare di generazioni, soprattutto in epoca moderna, definendo quella che è l'epoca moderna, l'abbiamo già fatto. Perché c'era questo scontro intergenerazionale? Innanzitutto io sono dell'idea che lo scontro padri-figli sia uno scontro fisiologico, dunque c'era allora, ci sarà anche oggi, ma questo scontro era determinato da un aspetto fondamentale. L'aspetto qual era? Erano le nuove, la nuova dimensione che si andava a sviluppare della società, quindi un progresso economico, un progresso e sviluppo urbanistico. Sono gli anni dei primi processi di gentrificazione, infatti non a caso il concetto gentrification è stato ideato proprio nel 1964 da Glass. Quindi questo aumento di distanza culturale in qualche modo porta i giovani a separarsi dalla cultura della classe operaia. Alcuni giovani, i giovani modernisti, in qualche modo amavano la black music, ma ci sono anche i giovani della classe operaia come gli skinhead, che iniziano a vestire con gli scarponi da lavoro, iniziano in qualche modo a vestire con quelli che sono gli archetipi della classe operaia, proprio perché c'è una identità che va ricostruita e che va sempre ad ogni modo recuperata. Lo studio di Phil Cohen è interessante e illuminante nella misura in cui con questo sviluppo economico e con questo mutamento culturale cosa avviene? Avviene che cambia la percezione della classe, la percezione dell'io soggettivo e collettivo, e questo va ad avere degli effetti sulla costruzione dell'identità individuale e sociale. In quella che può essere la scomposizione bidimensionale della scansione della vita quotidiana esiste un tempo oggettivo, che è il tempo sociale, che è sempre legato alle logiche capitaliste, e un tempo soggettivo. Ecco, negli anni a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 muta sia questo tempo oggettivo che questo tempo soggettivo. Se per tutto il Novecento la vita si definiva nell'occupazione, quindi questo in qualche modo consentiva ai soggetti una sorta di ripetitività, per cui sviluppava un sentimento di appartenenza ad un contesto collettivo, contribuiva alla formazione di una consapevolezza di classe e aderenza dei valori di una comunità che si identificava al lavoro, quindi era passibile di identificazione ad una classe sociale. Ecco, questo negli anni 70 non avviene più, perché? Perché quello che prima era periferia diventa un centro. Quelli più penalizzati sono gli operai non specializzati, perché comunque sappiamo che anche all'interno della classe operaia c'è una sorta di gerarchia, c'è l'aristocrazia operaia e ci sono gli operai dequalificati, per cui gli operai dequalificati, i membri della classe operaia dequalificata, in qualche modo cosa fanno? Cercano di difendere la propria identità e costruirsi un'identità gratificante. I giovani come fanno a costruirsi una identità gratificante? Lo fanno attraverso delle pratiche ritualistiche. Quali sono queste pratiche ritualistiche? Ovvero l'opposizione simbolica. Per cui vediamo che i giovani skinhead iniziano a vestire
con gli scarponi da lavoro, successivamente si trasformano in quelli che c'è io, le Dr. Martens. Però c'è da dire una cosa, nel senso che non è il soggetto che indossa le Dr. Martens o che indossa una camicia Ben Sherman che è, insomma, che diventa uno skinhead, ma dietro c'è tutto un processo di stilizzazione, ovvero organizzazione fattiva degli elementi e degli oggetti che portano ad una visione complessiva del mondo, degli orientamenti, per cui il soggetto si identifica ad un gruppo sociale, appunto c'è tutta questa attività di stilizzazione. Io scrivevo a Dario in una mail perché lui mi parlava di giovani e futuro, lui diceva che i giovani oggi sono degli alieni, credo che l'abbia detto nel primo incontro, lo sono perché la società magari in futuro è una società in qualche modo alienante, forse mi dicevi tu, insomma, una società che non è decodificabile o decifrabile. E io ho risposto alla sua mail dicendo che anche le subculture guardano al futuro. In che modo guardano al futuro? Nel momento in cui c'è sempre una logica di resistenza, ci sono alla base delle pratiche adattive funzionali alla sopravvivenza del soggetto all'interno di un habitat, del suo habitat, e quindi abbiamo visto che si passa negli anni 60 dal gruppi di giovani modernisti agli skinhead che iniziano ad indossare un abbigliamento che diventa più funzionale agli scontri per strada, semplicemente perché comunque proliferano le bande si identificano con un territorio, infatti insomma, molto spesso la banda prende il nome di un quartiere e quindi non correva più, a differenza magari del giovane hippie, anche là parliamo di controcultura, quindi sono due concetti differenti, subcultura e controcultura, ma se il giovane hippie presenta i capelli lunghi in uno scontro nelle strade il capello lungo non va bene perché magari si può essere afferrati per i capelli, per cui molti portavano i capelli rasati, ecco, quasi a pelle, quindi c'è questo salto di qualità, questo guardare al futuro sempre attraverso una logica di resistenza. Un altro esempio in questi termini su quelle che possono essere delle pratiche di resistenza e di autoconservazione, quindi la posta in gioco non è rappresentata dal rovesciamento delle sperequazioni, ma semplicemente sulla salvaguardia del soggetto e della comunità che lo circonda. Negli anni 80, nell'epoca della Thatcher, con il fenomeno degli hooligans, avviene questo. Molti di voi se lo ricordano per via diretta, io data l'età per via indiretta l'ho studiato sia sui libri che attraverso del materiale audiovisivo. Avveniva che la Thatcher obbligava tutte le autorità a escludere dagli stadi coloro che si vestivano come giovani skinhead, ovvero coloro che portavano gli anfibi, coloro che portavano gli scarponi da lavoro, venivano esclusi per definizione dagli stati. Perché? Perché era un dress code bandito, in quanto l'hooliganismo nasce nella seconda metà degli anni 60, si inizia a parlare nel 67 del fenomeno hooligans, e in modo particolare si fa riferimento agli skinhead. Perché? Perché i boot boys, ovvero coloro che hanno gli stivali, sono l'equivalente calcistico degli skinhead, coloro che iniziano, i giovani della classe operaia che iniziano a entrare negli stadi, che iniziano a esercitare una violenza che in qualche modo era una risposta al nuovo modello di calcio, all'imposizione di vincoli e valori di questo sport che si spostava in modo coatto verso la spettacolarizzazione, professionalizzazione e quant'altro di simile. Quindi che fanno i giovani della classe operaia? Iniziano a vestire diversamente, come vestono casual. Quindi che fanno? Vestono casual, quindi c'è in qualche modo prendo l'esempio, penso che prima abbiamo parlato con la professoressa Valera del suo abbigliamento, e quindi succedeva che c'erano dei giovani che vestivano
come la professoressa Valera, perché in questo modo c'è una logica di contraffazione, quindi c'è una disconnessione tra quello che intendevano far vedere e ciò che si vuole esprimere. Perché allora non viaggiano più sui treni speciali, viaggiano insieme a tutti gli altri viaggiatori e non vestono più, perché sei facilmente riconoscibili con anfibio o quant'altro, vestono casual, vestono come tutti gli altri, quindi comunque in questo modo, attraverso questa logica della contraffazione, questo salto di qualità, cercano di tutelare se stessi e, se vogliamo, tra virgolette, la propria specie. Dunque, studiare le culture giovanili significa in qualche modo avanzare e studiare l'organizzazione societaria, l'organizzazione sociale e culturale di una comunità, e soprattutto è importante sottolineare come è necessario esclusivamente una ricerca empirica ed etnografica sulle culture giovanili. Questo perché? Perché ogni cultura giovanile presenta delle sue specificità. Questo cosa vuol, questo per dire cosa? Per dire che le subculture nascono in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, principalmente a Londra, nel quartiere operaio per eccellenza, dunque nascono nelle aree di periferia. Nascono nell'area di periferia, attraverso queste subculture i giovani marginali riescono a risolvere magicamente, come dice Phil Cohen, le contraddizioni che derivano dalle loro traiettorie di classe. Invece in Italia le sottoculture giovanili, se in Inghilterra nascono, la prima volta si sente parlare di subcultura giovanile nel 1953 con i Ted Boys, poi successivamente skinhead, mods e quant'altro, fino ad arrivare al punk, che porta in qualche modo anche una rottura tra subculture di matrice operaia e controcultura di matrice middle class studentesca. In Italia invece non nascono nelle periferie, bensì nascono nel centro. Quindi vediamo Piazza Mercanti, vediamo il Ponte Vecchio a Firenze. E questo perché? Perché le subculture, se in Inghilterra, secondo i teorici di Birmingham, l'elemento esplicativo della subcultura giovanile era la classe, non l'età o la generazione, in Italia l'elemento esplicativo diventa l'età e la generazione. E inoltre sono legate appunto alla modernità capitalista, questo non è da ignorare, anzi è rilevante, in quanto le subculture sono il prodotto della modernità capitalista, sono il prodotto dei nuovi stili di vita, dei nuovi modelli di consumo e sono legate all'organizzazione razionale del tempo libero. Questo è un aspetto, credo, basilare se si vuole affrontare un discorso concreto sulle subculture, come fatto dai teorici di Birmingham, in quanto parlare di cultura e condizione giovanile implica affrontare una serie di questioni e una serie di dimensioni che non possiamo ignorare, dalle quali non si può prescindere, ovvero considerare la condizione economica, la coordinata storica di ogni epoca, la modificazione del concetto di infanzia, di adolescenza, e, per cui la condizione, la cultura giovanile è per definizione mutevole e mutante, se vogliamo. Infatti se oggi qualcuno va alla ricerca di similitudini con quelle che sono le culture in epoca moderna, che per noi oggi sono di faglia di decodificazione, perché? Per quello che ho detto, in quanto c'è un'aderenza ad un contesto sociale, nascono quelle anglosassoni nella periferia. Se assumiamo come presupposto della postmodernità, qualcuno potrebbe dire la postmodernità non esiste, è meglio parlare di contemporaneità, parliamo di contemporaneità. Se noi assumiamo come presupposto di questa postmodernità o è della contemporaneità, è importante dire come, quali sono questi presupposti. I presupposti oggi sono l'unità, o meglio, il collasso dell'unità temporale e la frammentazione dell'identità. Quindi, per cui, ritornando a quello che ho detto all'origine del mio discorso, non credo oggi nelle generazioni. Io adesso vorrei passare la parola a Dario, perché penso che abbia qualcosa da dire, sarebbe interessante ascoltarlo, perché se io ho dato una prospettiva sociologica dei rapporti di potere e processi di soggettivazione,
sempre queste dimensioni di cultura giovanili, credo che Dario possa anzi aggiungere sicuramente altro da una prospettiva filosofica. Grazie. Va bene, grazie. Come serve la dimensione? Non registri, se no. Non vuoi registrare, non vuoi registrare. Un dialogo, sarà un dialogo un po' smorzato dal passaggio della... Sono tra uno alla fine. Guarda, lo teniamo così, teniamo in mano. Anzi no, leghiamolo. Dunque, io sono contento di aver sentito il dottor Benvenga oggi, perché Luca, sì, ci conosciamo da tempo, quando tu eri mods, io ero raver, lui era punk, e li ho sgamati subito. La... Gabriele era camicia nera, non così indietro. No, sono felice perché finalmente un po' nella fantasmagoria di tutte queste definizioni complesse, stratificate, pare che i giovani esistono. Io li avevo filosoficamente un po' per tagliare la via, spostati in un futuro utopico dove la gioventù non iniziava mai, non finiva mai, quindi l'eternità della giovinezza era una cosa che si costruiva nell'immaginario dei viventi di oggi come un qualche cosa di astratto, di lontano, di concettuale, se vogliamo. Invece qui ci sono altro che, forse ci sono stati negli anni di cui tu ci hai parlato e magari oggi si fa fatica a trovarli i giovani, non lo so. O forse ci sono delle altre... Certo che si fa fatica, perché se il contestatore della classe subalterna di una città operaia viene bloccato agli ingressi delle discoteche, non va bene come va bene, allora si mette su, come ho fatto io, una camicia, ma sotto sotto sono ancora un giovane che contesta, contratta, fa sentire la sua voce nel gruppo di cui fa parte, semplicemente è meno riconoscibile, forse potrebbe essere questo. Penso che... Scusami, posso... Sì. Magari vado avanti così abbiamo meno tempi morti. Birmingham, adesso mi dirai, è una città portuale, industriale, porto fluviale, non sul mare, io non lo so. Un'industria di che tipo? Di estrattiva o proprio di... Un'industria pesante, quasi come le nostre Fincantieri, qui le ferriere. Ecco, quindi qua in zona, noi chi ha gli anni giusti, io l'ho sentito per bocca di altri, ma le contestazioni degli operai si sono fuse con un'appartenenza a una classe, insomma, uno stile anche, un modo di essere che per esempio nel Friuli, entroterra, non aveva attecchito così tanto, invece Monfalcone e Trieste erano, viene da dire, un po' più sveglie, un po' più moderne, avevano i blue jeans, il cappello, e sapevano che cosa stavano, c'era una permeabilità forse tra l'idea di classe, forse ottocentesca proprio, con una quasi una disciplina, e questa invece, questa secessione un po' così della lotta di strada, forse con qualche deriva nella lotta armata, quindi si parla di qualche cosa che noi conosciamo, non è, ecco, per dire, è vero che Londra è sempre la produzione, insomma, di queste mode che qualche volta possono sembrare soltanto delle mode vacue, modi di vestire, modi di vivere, invece sono delle rielaborazioni di una tradizione che è proprio la cultura, in questa volta in un senso invece un po' più antropologico, un po' più largo. Quindi il rapporto tra classe, quello che si diceva cultura di classe, cultura operaia, e questi giovani che sono passati anche sotto i nostri occhi negli anni 60-70 e i giovani che io ho conosciuto neri, vestiti di nero, spaccare la vetrina, tatuaggi, pezzi di ferro con filati dappertutto, è un rapporto, domando, di dialettica naturalmente, ma di differenziazione, o invece magari
proprio nel voler differenziarsi il giovane finisce per assomigliare, proprio nel voler differenza per opposizione, no? Come anche dicevi tu. Ma io penso all'anticonformismo quasi un po' meccanico delle nuove generazioni, che non sia un tranello e poi invece sotto sia invece la prova del conformismo più inevitabile, insomma. Cioè, tutti i giovani vogliono fare qualche cosa di nuovo, essere qualche cosa di diverso, proprio per il fatto di voler essere qualche cosa di diverso dalla generazione precedente o da un mondo che considerano altro. Proprio per questo voler essere diversi finiscono per assomigliarsi. Ecco, queste un po' tante cose che ho detto. Vedo Gabriella con una mano alzata. Sì, sono pubblico in questo momento e faccio una domanda e naturalmente invito tutti gli altri che sono qui a fare domande. Allora, due cose mi hanno colpito, appunto, una che si collega con questo. Devo dire che tutta questa serie anche di incontri è nata dal fatto che, incontrando alcuni dottorandi dell'Università di Trieste, si parlava appunto di questo centro studi e mi domandarono: ma in fondo i giovani chi sono? Io sono giovane, lei diceva. Io dicevo: io certamente non lo sono. Mentre tu, insomma, sembrerebbe di sì, lei aveva credo 26 anni e dice: fino a quando sono giovane? E appunto si diceva: che parametri usiamo per definire? Abbiamo bisogno di definire i giovani? Oppure semplicemente ci sono delle età anagrafiche e poi dentro le età anagrafiche ci sono varie cose. Ora, rispetto a quello che diceva Luca, mi interessava moltissimo questo rapporto col lavoro, che è anche il rapporto con la classe, ma lui diceva a un certo punto: certo, c'è la vita, ci sono quindi le diverse fasi della vita e c'era una sorta di ripetitività, cioè i giovani di un tempo che erano collegati con una certa classe operaia sapevano che da un certo momento in poi entravano a far parte del mondo del lavoro, mentre laddove questa continuità, questa anche sicurezza del rapporto col mondo del lavoro, del rapporto con certe funzioni sociali, ecco, ritorniamo ai ruoli che sono giochi, che sono la politicità del gioco o del ruolo giocato, viene meno questa sicurezza e quindi viene meno anche il rapporto chiaro tra diverse generazioni, perché ci sono dei passaggi che non sono risolti, non sono chiari. E quindi questo mi sembrava molto interessante e questo finisce anche col cancellare il rapporto di identificazione con la comunità o con le comunità o con certe parti della città piuttosto che altre parti della città. E quindi tutti i fenomeni di ritualizzazione, di organizzazione, di razionalizzazione, eccetera, vengono un po' disgregati, vengono un po' sconvolti, trasformati. E quindi il confronto con quello che accadeva in un certo spazio come Birmingham o altre città è interessante anche per capire, per guardare poi per differenza quello che invece succede oggi, valutarlo, cercare di comprenderlo. E a questo proposito mi aveva anche colpito e mi sembra interessante il fatto che lui diceva: io ho studiato queste cose, non le ho vissute. Io le ho studiate, ho guardato i film, ho guardato le cose. Mi sembra interessante che i giovani, giovani veramente di oggi, proprio anagraficamente, studino giovani, i giovani di un altro momento, li debbano studiare, mentre appunto uno storico li studia anche attraverso questo eco della memoria, cioè io ho la memoria del 68, appunto ne parlavamo prima, di come mi vestivo io, che lo vestivo semplicemente perché i miei abiti erano autoprodotti in casa, visto che non avevo soldi, quindi non è che mi vestivo per fare la rivoluzionaria, mi vestivo così, come potevo. E comunque c'è questa memoria, mentre invece i giovani di adesso, quelli giovani proprio anagraficamente, studiano i giovani. E credo che sia questo un aspetto interessante. Quanti giovani studiano i giovani di un tempo, indipendentemente da una loro memoria? Credo che questo sia un aspetto interessante, ma il primo aspetto era più importante dal punto di vista delle categorie. Ecco, io direi che prima di dare la parola a Luca,
facciamo appunto, come le altre volte, le domande. Chi vuole fare domande? Gabriele. Ascolta, prendi il microfono, no? Perché c'è la registrazione. Facciamo. Si sente meglio se ha il microfono, no? Vabbè, dai, è la registrazione, così è più. Mi piaceva molto il titolo, rituali di resistenza e politicità del gioco, no? Mi veniva la cimice. Ah, la cimice. Cimice. Come? Ti teniamo. Bene, speriamo che funzioni. Ok, mi piaceva molto il titolo, rituali di resistenza e politicità del gioco. No? Mi veniva in mente che questo tema della resistenza, della critica, adesso i termini potrebbero essere diversi nei confronti dei meccanismi della società di massa, dell'economia fordista, eccetera, può essere declinato in tre forme diverse. Una prima forma potrebbe essere quella, chiamiamola così, del consumo critico, cioè cerco di essere una persona responsabile, consapevole, esercita le sue facoltà razionali per prendere una posizione fortemente critica sulla base di un ragionamento nei confronti delle multinazionali, nei confronti delle aziende che impongono attraverso i loro meccanismi determinati stili di vita. No? Questo sicuramente presuppone una forte carica di razionalità, però ha un forte limite, nel senso che noi ci rendiamo conto sempre di più, sono anch'io sociologo di formazione, che poi nelle scelte del consumatore, parliamo di consumi culturali e non solo, influiscono tantissimo anche delle componenti di carattere emozionale, affettivo, cioè soltanto il calcolo costi-benefici, cioè il fatto di ridurre le forme di resistenza, il puro esercizio di forme di razionalità sconta un grosso rischio, cioè quello di ridurre il consumatore a puro e semplice homo economicus, no? Che fa il calcolo costi-benefici e poi decide a che cosa dare il suo consenso e contro chi eventualmente ritirare il suo consenso. Questa è una prima. Sì, posso, ti dico dopo. Sto pensando tipo lo sciopero dei consumi, lo sciopero dello shopping, non acquistare i prodotti della Nestlé, che è giustissimo perché fa danni, però effettivamente non hanno mai avuto successo perché coinvolgono molto la mente ma poco il cuore. Una seconda forma di resistenza, a me viene in mente Michel Desserteau, l'invenzione del quotidiano. No? Lui dice ci sono strategie e tattiche del quotidiano, e quindi piccole diversioni che il consumatore, il soggetto prende nei confronti delle aziende, del potere, insomma, usate voi la parola che preferite, di chi tiene in mano le chiavi del sistema sostanzialmente per ritagliarsi degli spazi di libertà utilizzando in maniera ironica e dissacrante gli oggetti di consumo e attribuendo loro delle piccole correzioni, delle varianti, insomma, delle piccole personalizzazioni. Un terzo percorso potrebbe essere quello che viene chiamato, diciamo così, parolone, co-creazione del valore. Che cosa significa? Cioè, direi qua politicità del gioco, cioè una sorta di meta-gioco, un gioco sui giochi sostanzialmente, nel quale cerchiamo di oltrepassare i limiti impliciti nelle due posizioni precedenti, che entrambe, in vario modo, una in maniera più razionale, l'altra dando più spazio all'emotività, non mettono però poi in discussione il sistema, cioè il perimetro di gioco è sempre definito, insomma, da attori altri che hanno le chiavi del potere in mano. La prospettiva della co-creazione del valore è invece una prospettiva, se correttamente interpretata, che secondo me comporta un mettere in discussione il perimetro stesso del gioco, cioè ridefinire le regole del gioco, no? E questo implica un rovesciamento, un ribaltamento dei rapporti, insomma, tra consumatore e per esempio azienda, chi detiene il pubblicitario, il marketing, queste cose qua. Volevo chiedere, era semplicemente una considerazione che si collegava alle cose che avete detto voi, mi piaceva così interagire su questo aspetto. Grazie. Qualche altra domanda? Allora, Elena, vieni Elena, così facciamo questa cosa. Tieni in mano, tengo tutto. Buonasera, ho sentito il vostro intervento e mi chiama in causa un pochino come testimone anche delle situazioni.
Io il 68 l'ho vissuto pochissimo da lontano perché ero piccola, però mi rendevo conto di quanta rivoluzione portava nei valori. Mi rendo conto che una volta c'era la tendenza a passare il testimone tipo da padre in figlio come esperienza e il 68 a quel punto disse no, basta, a me non interessa la tua esperienza, almeno io la vedo così, non mi interessa, vorrei fare delle mie esperienze nuove, vorrei creare un mondo che sia diverso. E dopo il 68, ho visto il fiorire di tante forze nuove, diciamo, che c'erano comunque all'interno, rinnovamenti, studi, eccetera, e tutte queste cose qua. Poi nel corso del tempo ho visto che ci sono stati un poco degli anni bui che non marcati profondamente da cambiamenti e da rivoluzioni. A questo punto do anche la mia testimonianza lavorativa. Io lavoro da tanti anni in una grande azienda. Sono stata giovane, sono stata forza, diciamo, energica, portavo energia, portavo idee, portavo suggerimenti al mio lavoro. E ho notato che negli ultimi anni l'esperienza non è un valore. Cioè il giovane che entra nella mia azienda deve essere quanto più scevro di esperienza, deve essere aperto a tutto, disponibile a fare tutto quello che insomma il suo lavoro richiede, non attingendo a ciò che è stato fatto o ciò che è stato creato in precedenza. Questo qua mi ha fatto rilevare una cosa: i giovani ripetono senza accorgersi delle esperienze già fatte molto prima da persone più adulte, per cui simpaticamente io mi trovo a fare lavoro nello stesso modo che lo facevo tanti anni prima. Allora vorrei anche sentire da voi il valore che viene dato all'esperienza adesso, perché è negato, perché è anche questo forse un modo di cancellare e ricominciare? Grazie. Altre domande? Vittorio? Sì. Poi lasciamo le... Sì, mi è piaciuta la frase non esiste generazioni, ed è vero, ma siccome dobbiamo tutti mangiare perché non viviamo di aria, per cui dobbiamo farci... dobbiamo vedere come scusatemi, non sono abituato a parlare con... no, ma cioè quello che volevo dire, la classe operaia adesso praticamente non esiste più come la vedevo io quando avevo la mia età giovane, per cui non c'è contatto tra le generazioni e la classe operaia, questo vuol dire? Sì, voglio dire che praticamente i giovani sembrano staccati adesso da un le generazioni sembrano staccate da come vivevamo noi nel passato a quello, e quindi non capisco che futuro avranno se non avranno qualcosa a cui credere e qualcosa a cui lavorare. Mi sembra che le bande cosiddette, quelle che hai detto della sottocultura, no, vivono e si raggruppano in maniera parassitaria, no, perché non c'è altre possibilità di venirne fuori, no?
Quindi con questa tecnologia che fa semplicemente dei passi enormi avanti, lasciando il sociale indietro, non si capisce che futuro possono avere le prossime generazioni. Scusate, mamma, chiaro. Oggi mi sono... Chiaro. Sì, che devo imparare a parlare perché... No, va bene, va bene, va benissimo così. Allora, sì, breve perché così sì, poi diamo la risposta... La tengo anche in mano. Allora, qua di fronte a me c'è un pannello e ho buttato l'occhio su quell'uccellino, che è una bellissima livrea, non so se lo vedete in alto sulla destra. Gli esseri umani invece nasciamo nudi, quindi a un certo punto, per una serie di motivi, Gabriele diceva anche economici a volte, vestiamo in un modo. Questi studi immagino che in parte siano studi per coorte, quindi per generazioni, no, non sempre. Ho capito che in Italia magari c'è un approccio diverso rispetto ad altre parti dell'Europa. Comunque, la mia riflessione è sul vestito, quindi quando si dismette quell'abito? Quindi quando una persona che vestiva in un modo a un certo punto è troppo grande, oppure l'habitus mentale a un certo punto gli suggerisce di dismettere quella divisa, quegli anfibi? Quando succede questo? Quando si esce? Ci si borghesizza a un certo punto? Allora, la discussione è stata una, cioè le domande, come d'altra parte le presentazioni, sono state una testimonianza di quanto sia difficile, un discorso sui giovani, quindi il nostro centro, lunga vita al nostro centro. E vi annuncio, scusate se rubo un attimo di tempo, che faremo un incontro con una studiosa, Francesca Socrate, che ha pubblicato proprio adesso un libro. Su due generazioni, sul 68, quindi faremo anche un incontro con questa studiosa. Ma questo è solamente un annuncio, quindi seguiteci voi che avete. Però mi piaceva sottolineare solo una piccola cosa: quante tematiche sono emerse? La tematica delle esperienze. La tematica delle identità in rapporto col lavoro, la tematica delle stilizzazioni e delle mode. La tematica quindi della economia, del consumo, del rapporto con il consumo e delle trasformazioni del consumo. Quindi quante tema intorno ad un unico e questi poveri giovani, poi dopo ti passo la, questi poveri giovani che sono praticamente la sintesi di tutto questo che gira intorno e in qualche modo lo rappresentano e qualche volta lo soffrono, anzi molto spesso probabilmente lo soffrono, sia che trovino un'identità di resistenza, sia che non la trovino invece e che quindi abbiano questo atteggiamento disperso, anche questo dire ma noi siamo giovani, ma chi siamo? Ecco, quindi tutto questo, come ci spinge in ultima analisi ad essere vigili? Come dicevo all'inizio, no? Sui linguaggi della città, che sono poi i linguaggi del nostro essere cittadini, i linguaggi della cittadinanza. Ma do la parola a Luca, che sicuramente avrà da rispondere, ed eventualmente a Dario. Abbiamo 20 minuti di tempo ancora, quindi potete rispondere. Io qua ho appuntato qualcosa in merito alle vostre domande e vi ringrazio. Ciò significa che l'intervento è stato interessante, in qualche modo ha stimolato delle domande. In merito alla prima domanda, ovvero al primo nucleo di domande sulla resistenza declinata attraverso il consumo critico, desertò in modo particolare. In merito alla prima, sul consumo critico, sicuramente, questo forse richiama anche alla tecnologia, la terza domanda. Si attivano dei meccanismi di significazione sociale, quindi per cui c'è oggi un giovane, ma anche un soggetto più adulto che si ritrova a vestire in un determinato modo, ad acquistare determinati oggetti,
perché c'è la tendenza comune a pensare che porre l'accento sull'espressività aumenti lo status dell'individuo, e qui ci torna utile la vita quotidiana come rappresentazione. Inoltre io sono, la mia biografia in qualche modo è la risposta empirica di quello che tu dicevi in merito al consumo, all'attivazione di delle componenti emozionali. Questo perché, do subito la risposta, perché io non ho Facebook, né, tantomeno insomma altri social network, perché Facebook lavora sulle nostre tendenze biologiche. Per cui io su Facebook mi ritroverei oggi a prendere 10 like e produrrei un alto tasso di cortisolo ed endorfina. Il giorno dopo mi ritroverei con 20 dislike e quindi in realtà la cosa mi manderebbe in paranoia e in depressione. Quindi ho preferito vivere la dimensione analogica e non quella virtuale, anche se vorrei tanto studiare, spero di farlo quanto prima. Su Desertò è molto interessante, io prima ne parlavo con Dario, questo perché tu hai citato la risemantizzazione di oggetti e quant'altro. Su Rituali di resistenza c'è un capitolo sul bricolage di Lévi-Strauss, questo antropologo, per cui qua le sottoculture, l'aspetto diffuso qual è? L'aspetto diffuso è che oggetti e simbolismi vengono decontestualizzati dalla loro matrice originaria, per cui si parla di una riclassificazione culturale per comunicare nuovi significati all'interno di un sistema di valori e di significati già sedimentati all'origine. C'è il film dei Blues Brothers, questi giovani a Berlino che fanno? Prendono una scona, che era la macchina della polizia, e la usano per delle attività ludiche. Quindi comunque quello che era una macchina della polizia viene culturalmente riclassificata, in qualche modo espropriata da un contesto simbolico di significati e di codici normativi per comunicare nuovi significati. Desertò è un intellettuale che in qualche modo è un esempio negli studi culturali. In merito alle successive domande, ecco, io sui giovani, sulle competenze che dovrebbero acquisire per entrare nel mercato del lavoro, non le saprei rispondere, perché oggigiorno qualcuno mi dice di acquisire più competenze e fare curriculum, successivamente qualcun altro mi dice di acquisire meno competenze perché ci sono degli altri valori assoluti che non si ricercano nel valore accademico, nel titolo di studio. Per cui io mi ritrovo oggi in un ambiente schizofrenico, ma per definizione il capitalismo schizofrenico lo è nei suoi processi di urbanizzazione, lo è nei suoi processi di reclutamento della forza lavoro. È schizofrenico nella definizione di Gregory Bateson, quando aveva studiato la schizofrenia, lui aveva preso in riferimento un giovane che uscito da questo istituto psichiatrico si ritrova davanti la madre. Si ritrova la madre e quando il bambino va ad abbracciarla la madre si ritrae e viceversa, e la madre accusa il bambino semplicemente di aver paura a manifestare le sue emozioni e tutte le sue sensazioni. Ecco, oggi noi ci ritroviamo in un capitalismo che si muove in questa direzione, per cui non ci sono delle verità oggettive o globali, ma semmai abbiamo delle verità globali. E in merito alla domanda su dove andranno i giovani, sul ruolo delle tecnologie, io penso che nonostante non frequenti lo spazio digitale, credo che ci sia una forza in questo spazio digitale, la maggiore democratizzazione, per cui questo ha portato ad una comunicazione, se vogliamo, egalitaria ed orizzontale. Però questa maggiore democratizzazione, l'abbiamo visto anche con Cambridge Analytica, tutti questi sistemi di marketing socio-comportamentali ai fini elettorali, penso che abbia portato e porti tuttora ad un aumento del controllo sociale. Quindi c'è un rapporto direttamente proporzionale tra maggiore democratizzazione, dunque accesso a tutti, ed un maggiore aumento del controllo sociale, ma questo è nella base
degli algoritmi e dei social network, in quanto gli algoritmi, consentitemi questa parola, sono talmente tanto stupidi che consentono di accedere su questi social network sia un bambino di 5 anni, e dunque la cosa che parlavamo prima, oggi il bambino si ritrova ad avere un maggior potere decisionale sia su YouTube che su Facebook, che magari a chi non ha delle competenze informatiche neanche di base può accedere su questi social network, perché appunto riducono e abbassano il carico cognitivo, per cui questa maggiore democratizzazione ha portato in qualche modo al controllo sociale. Il controllo sociale regola il meccanismo del conformismo. Io ho finito, se qualcuno di voi ha un'altra domanda sarei ben lieto di rispondervi, oppure lascio la parola a Dario che vorrebbe dire qualcosa per concludere. Grazie. Grazie Luca. Forse... Eccoci, passaggio del testimone. C'era forse questo discorso, scusa non ricordo il tuo nome? Il discorso di Cinzia, che tu hai evitato sapientemente, perché non era una domanda da poco. Dove mettiamo i vestiti, i jeans strappati? Qua, cosa succede? A che età? Perché? Mettiamo via la pelle del serpente? Sembrerebbe qualche cosa di questo tipo. Oppure, come io pensavo anche nell'altro intervento, la società ci spinge a essere giovani, consumare, e a un certo punto lascia il posto ad altri e ti sei divertito, no? Dicevo anche questo, c'era un giovanilismo che ama il mondo del giovane, ma con una riserva, con una scadenza, insomma, per cui fai tutto quello che vuoi senza esagerare, ma poi dopo vai a lavorare. Ecco, quindi forse la motivazione per cui questi tipo di messaggi di differenziazione o di ricombinazione degli stili e dei contenuti a un certo punto non continua e va ricercato proprio in questo brutale fatto che bisogna mangiare e che quindi o tutti con la mazza e la falce e il martello, oppure inevitabile, casual e via le vecchie bretelle da mods, da le vecchie creste da punk. Io però sono anche curioso di sapere da Cinzia quale vestito ha messo via, visto che rosa. Non mi sembra essere di rottura o di banda urbana o di appartenenza di classe in qualche modo, scusami, poi no, me lo dirai dopo magari. Niente, che cos'altro? No, sono d'accordo con questa preoccupazione, sia di Vittorio, che la preoccupazione dell'assenza di esperienza. E questa mi ha fatto venire in mente una frase che adesso che non ricordo esattamente, penso sia di Bertolt Brecht. Non c'è nulla di più vecchio delle novità. E questo, quindi chi diceva lui vuole la novità, ripete senza rendersi conto tutto quello che è stato già fatto, errori complessi. Invece rivolgersi all'antico e volere l'antico sarebbe la cosa nuova. Certo che una cultura giovanilista che spinge alla rottura rispetto a determinati modelli, con la riserva di poi ritirare lanciare il sasso e nascondere la mano, e invece laddove ci fosse un recupero di stanze autenticamente storiche, cioè di tradizioni, forse l'esperienza passerebbe, forse non dovremmo neanche dismettere i nostri pantaloni a zampa o qualche altro stile che ci identifica, però qui siamo veramente si può chiamarlo equilibrio dinamico, si può chiamare, però è un confronto, è una lotta. Allora, la sovrastruttura, che è un termine di Marx, della cultura borghese, è dovuta a delle istanze reali economiche che andava abbattuta, oggi verrebbe sostituita da questo termine di egemonia culturale, che però è negoziabile e quindi è
appunto non un boicottaggio, non una evitazione frontale, ma la co-costruzione, l'immaginare insieme. Certo mi mancano un po' di esempi, mi veniva in mente soltanto per esempio qualche cosa con la musica, le canzonette pop inglesi di cui le radio strabordano vengono rimixate con dei ritmi africani molto sincopati eccetera su un'altra tonalità, per cui noi abbiamo la cantante con una vocina stridula che passa sopra la traccia, così è una forma di boicottaggio, una forma di riappropriazione, però succede che poi le discoteche londinesi ascoltano questa cosa e la mandano di nuovo nella discoteca a pagamento, quindi c'è una effettiva co-costruzione qui. Ho detto un po' troppe cose, quindi va bene così. Sì, voglio dire che come sempre alla fine per me è tutto più difficile ancora. Allora, io nella mia estrema volontà di fare cose che abbiano una loro concretezza, un loro punto di partenza ben chiaro e definito, pur conoscendo naturalmente i perimetri della complessità e che cosa significa entrare nella complessità, anzi io sostengo che bisogna entrare nella complessità, però il mio punto di partenza era sempre stato, beh, i giovani, insomma ci sono le età anagrafiche, ci sono i più giovani, l'infanzia, ci sono poi quelli giovani, poi ci sono altre età, fino all'età più anziane. Quindi dicevo, se vogliamo stabilire dei perimetri, insomma cerchiamoli anzitutto in delle età a cui corrispondono più o meno determinate esperienze. In epoche diverse corrispondono esperienze diverse. E qui comincia il difficile, quali esperienze? E una oggi, nell'ascoltare tutta questa discussione molto articolata e che ha fatto emergere tutta una serie di domande e anche di relazioni, questo discorso relazionale, no? Lo status del giovane, del meno giovane, lo status che ciascuno di noi ha in un luogo, in uno spazio e che è fatto di relazioni, cioè di valori, perché io insisto sempre nel dire che i valori sono nient'altro che la definizione di una relazione precisa. Ecco, in tutto questo grande movimento che è complesso, che è un movimento che noi abbiamo visto attraverso uno sguardo storico, attraverso la scuola di Birmingham, e poi abbiamo fatto delle riflessioni sul presente, i social network, eccetera. Ecco, in tutto questo movimento, i giovani e i meno giovani, come pensano il tempo? Il tempo esiste ancora o non esiste più? Perché certo, noi veniamo da una storia, ho insegnato per tanti anni storia della storiografia, quindi veniamo da un modo di pensare la storia che era essenzialmente generazionale, il tempo era generazionale, passava appunto di generazione in generazione, c'era una sorta di continuità, di linearità. Tutto questo sta andando perduto perché lo spazio prevale nella nostra riflessione e quindi anche diciamo le età vivono attraverso gli spazi. Il tempo che fine ha fatto? C'è ancora e quindi c'è ancora un'idea di futuro. Abbiamo ancora la necessità di pensare un futuro, di pensare un passato, di pensare un presente? Oppure questa necessità interiore l'abbiamo perduta, l'abbiamo lasciata da parte? E se l'abbiamo lasciata da parte, più o meno consapevolmente o inconsapevolmente, dove ci troviamo? Il rapporto spazio-tempo, come è costruito, che è stato tanto importante nel nostro guardare la storia, che fine ha fatto? Riusciamo ancora ad avere delle unità spazio-temporali, che non siano solo unità spaziali, ma proprio che vengano pensate come unità di spazio all'interno di un tempo caratterizzate da una qualità del tempo storico? Oppure abbiamo perso questa sensazione della qualità del tempo storico,
che significa anche rapporto con una certa struttura del lavoro, con una certa organizzazione delle classi o dei gruppi sociali, perché è questo poi che caratterizza la qualità del tempo storico e quindi la qualità della città o della cittadinanza o del nostro status di cittadini, che siamo cittadini giovani o cittadini meno giovani. Ciao cara, grazie. Arrivederci. Ecco, questo mi sembra essere emerso come problema forte. Adesso potremmo ricominciare a parlare, naturalmente non possiamo perché dobbiamo chiudere questo spazio, ma è uno dei temi che potremmo porre, perché come ho detto adesso abbiamo fatto questi tre incontri uno dopo l'altro, ne ho già un certo numero programmati e programmabili, nel senso che tutte le persone che sono qui, ne parlavo con Gabriele Qualizza qualche giorno fa, ma tutte le persone che sono qui possono dire sarebbe bello parlare di questo, in questo spazio che è coperto da questo titolo che è abbastanza ampio, no? Sguardi, perché sono gli spazi, sguardi perché sono i linguaggi che io dico danno forma al nostro modo di stare insieme e quindi possiamo guardarla questa forma. La città, che è la città fisica, la città morale, la città simbolica, la cittadinanza, quindi c'è una grande possibilità di accedere a questo, a questa serie di incontri. Io chiedo a tutti di proporsi, ho dato a tutti credo la brochure dove c'è l'indirizzo del centro studi. Basta scrivere a questo indirizzo, proporre, naturalmente ci si può anche iscrivere volendo, non è un centro giovanile, è un centro di studi per la cultura giovanile, ma non è un'associazione giovanile, quindi ci si può iscrivere tutti quanti, noi saremo molto lieti. È consigliata naturalmente l'associazione, che dà, significa anche un piccolo contributo economico, comunque per chi vuole, è interessato anche a seguire tutte le cose, comunque seguiteci su Facebook, che io uso, lo so bene che c'è il cortisolo e mi arrabbio. Sapete quando mi arrabbio? Quando io metto un post, 2 minuti dopo non c'è più, ma dico ma come? Perché ce ne sono altri 3-4 sopra. Dico, ma come devo fare a farmi vedere? E non voglio farmi vedere io, voglio far vedere quello che facciamo per fare sì che le persone vengano. E come devo fare? Accidenti! Vabbè. Non ti posso aiutare. Quindi, volevi fare una riflessione. Sì. Mark, volevi dire qualcosa? Sul discorso di prima. Vieni. No, volevo solo far commentare che anche, che anche questo è una distanza di ciò che dicevamo prima, riguardo il social network e la democrazia. Ecco, social network è democrazia, sì, ma è anche una democrazia molto competitiva, dove la competizione sì, è proprio... Parlando del linguaggio, ecco, è una dimostrazione di quello che mi è successo prima, no? Di non avere la capacità di esprimere me stesso, va bene, in una maniera come se dalla voce al cervello mi fosse stato interrotto la possibilità di comunicazione, perché non sono abituato, perché non mi hanno addestrato a farlo, no, quindi il linguaggio è anche la possibilità di dare a tutti la possibilità, o insegnare o educare a tutti principalmente, no, un pensiero che sia universale, non come lo fanno a classi, perché voi avete il vostro modo di comunicare, il medico ha un altro, eccetera, e quindi a un certo punto si comincia a creare i livelli. Quindi il linguaggio non è un linguaggio universale, è un linguaggio di classi, di piramide, di tante cose. E per questo noi e quindi se tu, di portare il se dialogo. Tu vivi una cultura o subcultura, come dici tu, va bene, sei isolato, no? E poi non c'è differenza, come dite voi, va bene, di generazione. Cioè le generazioni vanno avanti, va bene, però l'io interiore rimane sempre quello, perché abbiamo gli stessi bisogni, sia il vecchio che il giovane, cresciamo con gli stessi bisogni. Abbiamo bisogno d'amore, abbiamo bisogno
di mangiare, abbiamo bisogno di credere, abbiamo bisogno di tante cose. No? E quindi questo ce lo tolgono piano piano, perché con questa tecnologia andiamo su Marte, andiamo su qui, però qua siamo ancora a livello di telebani, no? Di gente che culturalmente sta massacrando le donne, eccetera. Cioè, voglio dire, siamo in disarmonia, no? E quindi il vostro compito di sociologi, eccetera, sarebbe quello, prima di tutto, di dare la possibilità ai giovani di sopravvivere, perché se no si inventano delle cose che alle volte sono dannose per tutti, perché no, è come dire, qua si sta facendo un gran casino con gli emigranti, però questi qui sì, scappano, sono buoni, cattivi, onesti o disonesti, ma a un certo punto ci troviamo nelle stesse condizioni mentali che devono mangiare, devono dormire, no? E se non hanno queste cose di base, devono procurarsela nella maniera antisociale. Quindi l'importanza dei linguaggi e del dialogo. Grazie. Grazie. Allora, grazie a tutti, a voi due anzitutto, a tutti voi, e ritroviamoci. Presto. Non so, può darsi anche prima, non so, a settembre sicuramente, può darsi anche prima, perché vorremmo fare questa piccola summer school, una piccola serie di incontri, io vorrei proprio sulla città, ma insomma vediamo. E poi tante altre cose, tante, cioè, sapete quante me ne ribollono in testa.